Alberto, ti chiedo, insomma, anche, chiedo anche a te la view sullo Standard & Poor's 500. Lo facciamo spesso quando ci sentiamo, spesso a ridosso di Wall Street. Qual è la tua opinione? Beh, la mia opinione, concordo col collega, nel senso che è salito tanto, da inizio anno ho tirato questa linea, siamo a oltre il 13%, è interessante adesso questo livello. Qui in realtà non sto guardando l'indice, ma sto guardando l'ETF che lo replica, quindi lo SPY. È interessante questo livello di 360-365, perché vedi che è stato toccato una prima volta a inizio settembre. E poi dopo c'è stata una discesa di circa il 10%, poi è stato toccato ancora il 9 novembre e poi c'è stato questo candelone ribassista, questo bel candelone rosso. Questo è il terzo tentativo di superare questa zona, quindi una zona sicuramente di alta sensibilità per quanto riguarda il prezzo. E vediamo se al terzo tentativo, anche se comunque in un anno del genere è già cresciuto tantissimo l'indice, vediamo se al terzo tentativo di attacco riuscirà a superare questa soglia sensibile. In caso contrario, chiaramente c'è la possibilità invece di un ritorno verso le medie, quindi di un ritorno verso area 3,40-3,45. Quindi saranno molto molto importanti le prossime giornate. Intanto grazie a Giorgio Salvato per essere stato qui con noi. Giorgio, ci sentiamo presto. Buon lavoro. Grazie, un saluto a voi e ai telespettatori. Grazie. Eccoci qua, Alberto, torno da te perché insomma, con Giorgio abbiamo visto un po' le operazioni sul DAX, sul FTSE MIB, anche su Eurostoxx. Con te andiamo ad analizzare un po' le materie prime che sono sempre in primo piano nella nostra scaletta e questa volta si va su una materia prima agricola che seguiamo sempre con interesse, effettivamente, perché ci sono stati dei movimenti interessanti, insomma, per quanto concerne la soia. Per quanto ti riguarda, vedo che parliamo di un'operazione non rialzista per quanto riguarda la soia, che adesso perde l'1,07%. Sì, esatto, quindi andiamo a diversificare e Ma dopo i sì, mercati volentieri. più, diciamo, decisamente più noti, utilizzati, di cui avete parlato anche durante questa giornata. Io invece di recente, un paio di giorni fa, ho fatto un investimento, giustamente come dicevi tu, non rialzista sulla soia. Perché? Perché se andiamo a vedere il grafico degli ultimi anni di questa materia prima, quindi il ticker è ZS. In questo caso il grafico a 6 mesi, ma se andiamo a estendere la visione, guardiamo il grafico degli ultimi anni, la soia, beh, innanzitutto è reduce da un rally veramente, veramente notevole, perché Portentoso. è assolutamente da metà agosto, guarda che gas che ci ha dato, è cresciuta del 35%. Ma siamo arrivati su una soglia, anche in questo caso, come nel caso dello Standard & Poor's, dei 1200, molto molto critica, perché corrisponde a un doppio massimo. Quindi, io cosa ho fatto? Quando, diciamo, come vado a operare spesso e volentieri quando ci sono questi setup, quindi un movimento, in questo caso bullish, molto molto forte, titolo che si allontana dalle medie e titolo che magari arriva in una zona di forte resistenza, come in questo caso appunto il doppio massimo, e che poi nelle giornate successive fa fatica a superare quel determinato livello. Beh, grazie alle opzioni questo è possibile, non prendo chiaramente posizione direttamente sulla soia, quindi non vado a shortare la soia perché è sempre possibile chiaramente una ripresa del movimento bullish, ma in questo caso mi sono messo a 1380, quindi mi sono posizionato qua sopra, ti faccio vedere, quindi Sì. decisamente, decisamente distante dall'attuale prezzo, e qui a questo livello andando a scegliere la scadenza di marzo, quindi le opzioni di marzo, sono andato a vendere call. Quindi questa modalità, questo modo di investire mi permette di trarre profitto anche nel caso questo forte movimento bullish sulla soia dovesse in qualche modo proseguire, chiaramente non così potente, però nel caso dovesse rallentare o nel caso la soia dovesse tornare verso prezzi inferiori, allora io qui da qui alla scadenza, che è quella del 19 febbraio, da queste call posizionate qua sopra riuscirò a trarre il massimo profitto. E viceversa, se invece adesso la soia riprende spinta forte e continua la cavalcata verso questo livello, quindi
ancora la distanza è notevole, perché adesso siamo a 1151. Facciamo un rapido calcolo, quanto siamo in percentuale, quanto siamo lontani, vediamo. Sì, diciamo che qui i 1200 sono un bel muro, insomma, da superare, parlando appunto del ma prezzo, infatti, diciamo che mi piace molto mettere una barriera, anzi più barriere possibili, dallo strike che vado a vendere per quanto riguarda le opzioni, siano esse call o put, e il prezzo attuale del sottostante, perché più distanza e più barriere sotto forma di o resistenza o supporto, a seconda se vado a vendere chiaramente call o put, riesco a mettere, meno probabilità che il titolo mi venga a prendere lassù in alto in questo caso. Quindi in questo caso appunto la distanza c'è, la possibile barriera c'è, e vediamo se da qui alla scadenza, appunto, che ti dico è il 19 febbraio, questo investimento riuscirà a dare il massimo profitto, che è circa 200, ho incassato 200 euro a contratto come incasso netto tra la gamba venduta e la gamba comprata, e quindi sul margine circa un 8% in circa 80 giorni, quindi una resa tutto sommato buona di questo 8% in 80 giorni. Cerchiamo anche di spiegare agli amici a casa il motivo per cui la soia è schizzata alle stelle. La questione è che c'è una siccità forte che attinge a diverse aree di coltivazione del Sud America. Questa è più o meno una notizia di una decina di giorni fa e che è ancora attuale, proprio in un momento di mercato in cui si attende una contrazione del mercato della fornitura, statunitense. E dunque ecco il motivo per cui, insomma, il livello è quello, è il più alto negli ultimi 4 anni, insomma. E la stessa situazione vale per il mais, anche in virtù di esportazioni particolarmente toniche in questo periodo. E ricordiamo come sulla soia ci sia un importante ruolo che svolge la Cina. La stessa Cina sta importando pazzesche quantità di, non è proprio un termine tecnico, ma per farvi capire i numeri di cui parliamo, pazzesche quantità di importazioni di zucchero. E questo è il motivo per cui lo zucchero, a sua volta, parlando di commodities agricole, come vedete, ha ottenuto un rally da settembre molto importante, arrivando fino ai massimi 17 novembre da febbraio. Adesso c'è un piccolo storno, un piccolo ritracciamento, ma comunque siamo su livelli di resistenza ancora abbastanza importanti, insomma 0,14 e cifra tonda, diciamo così. Alberto, torno da te. Giacomo, e scusa per questo... Giacomo, scusa, no, pensavo di spiazzarti, portare la soia, invece sei preparatissimo anche su questa materia prima. Beh, insomma, dai, la prossima volta cercatene uno ancora più intenso, il cotone, no? va bene. Okay. No, beh, ovviamente, insomma, poi in base a quello di cui si parla, cerco sempre di andare tenermi pronto, ecco, non essere, non trovarmi spiazzato, però ti ringrazio, ovviamente. Torno da te, però, per rimanere sulle materie prime, però poi c'è anche una domanda che vorrei provare a girarti, vediamo se facciamo a tempo, abbiamo ancora qualche minuto. Intanto, aggiornamento portafoglio Theta Trade Invest come di consueto, e parliamo in questo caso di petrolio, corretto? Petrolio, sì, esatto, un'altra materia prima. Qui qualche settimana fa, esattamente il 9 novembre, ti avevo parlato di un'operazione, in questo caso dall'altra parte, quindi non con le opzioni call ma con le opzioni put, cioè mi sono posizionato a 32 dollari, sono andato a vendere delle put a quota 32, quindi siamo qui. Ok, beh, chiaramente questo movimento che c'è stato poi successivamente nel petrolio, quindi questa bella salita di oltre il 20, quasi il 25%, chiaramente ha tirato via valore a queste put vendute. La scadenza è quella del 14 gennaio, però siamo già circa al 70-80% del massimo profitto, quindi un investimento che sta andando bene, e magari si potrebbe anche concludere prima della scadenza prefissata del 14 gennaio. La domanda che volevo girarti arriva da, intanto un saluto e un ringraziamento a Mario Speciale che ci manda i suoi complimenti. Libero,
cognome Liberato, probabilmente è un nickname, però apprezzo Dottor Liberato, insomma, è anche un artista, soprattutto nel meridione, a Napoli e dintorni, dove è nato e dove, insomma, si è creata anche una certa attesa nei confronti della sua identità. Comunque, per chi non lo conoscesse, è un cantante, insomma, che denuncia determinate situazioni complicate, insomma, dal punto di vista sociale nel sud Italia. Beh, insomma, Libero ci chiede di analizzare le opzioni su euro-dollaro. Qui può essere, Alberto, che io sia un pochino impreparato, però a questo punto approfitto della tua presenza. Beh, su Eurodollar io ho delle put ormai in scadenza, ne avevamo parlato 2 o 3 settimane fa. Adesso, come avete detto anche in precedenza, sull'1,20 una soglia molto molto interessante, quindi io queste opzioni sono in scadenza, se non vado errato le ho in scadenza proprio questo venerdì perché io con le opzioni vado a utilizzare chiaramente i future, quindi in questo caso il ticker è EUR, le scadenze in questo caso delle opzioni sono il primo venerdì di ogni mese, quindi attenzione, non il terzo venerdì come con le opzioni su azioni, e dopodiché però prima di ripetere questa operazione, andare a utilizzare ancora le put, guardo un po' come si muove il sottostante in area 1,20, perché dopo una salita così forte non è escluso, diciamo, un piccolo tirare il fiato per quanto riguarda la corsa dell'euro, e quindi prima di rientrare con delle put, quindi con una nuova visione laterale rialzista, aspetto un attimo e vedo come si muove questo mercato nella prossima settimana. Tu sei sempre, hai una impressionante capacità di restare nei tempi, caro Alberto, quindi ti ringrazio e come premio ti lascio, insomma, l'ultima battuta, insomma, il solito, diciamo così, regalino, dato che il Natale si avvicina, per chi ci segue e per chi ti segue su investireconsuccesso.com. Grazie, sì, esatto. Venerdì scorso ho fatto una sessione didattica a mercati aperti in diretta, quindi ho fatto vedere un po' di operazioni del passato e anche nuove operazioni messe a mercato, sempre col mio metodo, il metodo Theta Trade Invest, quindi con un respiro abbastanza ampio, un paio di mesi, 2 o 3 mesi, e sempre molto lontano dal prezzo per avere le più alte probabilità di profitto. Beh, adesso questo filmato è disponibile, sono circa 1 ora e un quarto di didattica, quindi chi lo vuole ricevere gratuitamente basta mandare una mail a contatto@investireconsuccesso.com. Grazie davvero ad Alberto Camuncoli e ovviamente buon proseguimento, buon lavoro e grazie ancora. Un abbraccio Giacomo, un saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima!